D'altro canto, se invece si pensava che questa Camera non fosse necessaria, sarebbe stato più opportuno abolirla o darle altre funzioni. Un altro dei grandi miti del fronte del sì è che in Italia bisogna fare leggi più velocemente. È falso. Evidentemente c'è un problema di volontà politica. Alcune delle leggi peggiori che noi abbiamo in Italia, ne cito due, quando è stato approvato il Porcellum e la riforma Fornero che ha causato un dramma sociale, sono state approvate in meno di un mese. Per cui, come dire, il tema è tutto di rappresentanza politica, di volontà politica. Peraltro, appunto, l'Italia ha moltissime leggi e sarebbe stato anche possibile prevedere che il Senato fosse invece una Camera nel quale si riorganizzavano le leggi, si facevano delle discussioni sul quadro normativo, che sarebbe stato forse anche più utile. Procedo. Sul titolo quinto, moltissimo è già stato detto, aggiungo una riflessione. All'articolo 116 si inserisce quello che possiamo chiamare il federalismo differenziato, sostanzialmente, cioè le regioni più virtuose avranno più autonomia. Questa è una norma forse anche secondaria nelle discussioni che facciamo sul tema del referendum, però io voglio riportarvi l'attenzione su questo perché veramente traspare la volontà politica di questo governo e del legislatore. Questo principio, cioè il principio per cui se si ottempera alla parità del bilancio, se si è virtuosi, si hanno delle facilitazioni, è un principio che è stato applicato ad esempio anche all'università, laddove si è deciso che per valutare le università si faceva così: gli istituti di eccellenza, che sono appunto di eccellenza, cioè quelli dove la valutazione è maggiore, avrebbero avuto più finanziamenti, più autonomia, più libertà. In questo modo evidentemente le eccellenze diventano sempre più eccellenze. Tutti gli altri vengono invece impoveriti di facoltà di decisione, vengono impoveriti nei finanziamenti. In questo modo un problema sociale, politico, economico, che è quello delle diseguaglianze, ovviamente si aggrava, e in qualche modo invece che andare a recuperare quello che doveva essere invece la coesione sociale diminuendo le diseguaglianze, sempre di più queste vengono aggravate.